Ciao. Ciao a tutti. Io e Marco oggi faremo una chiacchierata e vi racconto che ho pensato a questa intervista e adesso lo dico anche a lui e mi sono immaginato un viaggio, quindi oggi parteciperete al nostro viaggio. Quindi nello schermo vedete delle foto e noi faremo finta di viaggiare e io sarò la guida o forse lui, adesso lo deciderà lui. E quindi facciamo entrare Marco Mengoni. Era un sacco che non sentivo questo suono. Ah, aspetta, fammi vedere. Come stai, Marco? Buonasera, sì, bene. Fa stranissimo. Vedere le persone? Vedere un teatro di persone, sentire questo suono così... È diventato strano sentire questo suono, sentire un applauso, sentire delle urla, è diventato... estraniante. Bello però, cioè, mi sento a casa, quindi... Ho sentito di un viaggio. Sì, sarà un viaggio. Non so se ci entriamo tutti. Tu c'hai la patente? Io ce l'ho la patente, okay. Purtroppo sì, me la Io non ce l'ho, io non ce l'ho. Quindi guidi tu. Quindi devo guidare io. Guiderei tu, noi faremo un viaggio. Però è un viaggio un po' fantastico, quindi sì, potresti anche guidare tu. Posso anche guidare io, no, possiamo alternarci. Mi rilasso un attimo. Possiamo alternarci se vuoi. Anche perché l'ultima volta... perché l'ultima volta... Potete alzare il volume? Che ci siamo incontrati... Io intervistavo te. Non è vero, l'ultima volta che ci siamo incontrati, presentazione del tuo disco. Vabbè, però era una cosa di amicizia, professionalmente dicevo. Ok. Sì, no, sì. Vero, eri tu che intervistavi me, è stato bellissimo. Allora, inizio a leggere le domande. Alla guida partiamo. Oddio. Siamo in viaggio. Sì. La prima domanda che ti faccio è, dove siamo diretti, Marco? Allora, siamo diretti sicuramente... Ah, non so veramente la destinazione, cioè non ti saprei dire una città, un luogo. Però come è fatto questo luogo è tropicale, c'è un sacco di sole. Quindi non siamo in macchina? Beh, stiamo andando verso. Ok, ok. Poi nel tragitto possiamo incontrare tantissime montagne, pianure, colline... E tutto quello che vogliamo, però arriveremo in un posto dove ci sarà il sole, ci sarà una spiaggia, suoni di natura, è un posto caldo, rilassante, quasi di meditazione. Arriveremo lì. Ok, prima di arrivarci, ad un certo punto tu prendi, accendi la radio e parte una canzone, scegliela tu. Ma io non sapevo che fosse una cosa così difficile. No, non avrei assolutamente accettato. Ah. Allora, dato che guido io, okay. Come abbiamo detto, perché io sono l'unico che ha la patente, io di solito faccio scegliere al passeggero la musica, perché io guidando non posso smanettare con... l'autoradio. T'ho pregato. No. Sono smarcato. Ma sceglierei tantissime canzoni. Poi dipende dal paesaggio che ci troviamo davanti, ovviamente, la canzone. Secondo okay, me siamo di fronte ad una pianura. Quindi ci serve un qualcosa di che spezzi. Sì. Quindi un qualcosa magari ritmicamente che sostenga un qualcosa. Ascoltiamo Candela dei Buena Vista Social Club. Bellissimo, bellissima risposta. Io ti avrei risposto, adesso poi mi aggancio all'argomento. Sì. Io avrei risposto Family Business di Kanye West. Ti dico perché. Sofisticato. No, non è. Ti dico perché. Ultimamente mi sono visto il docu di Kanye, che ti consiglio di vedere. Bellissimo. Per me è uno dei docu musicali più belli usciti negli ultimi anni. E nella prima puntata
tu noti un cane molto convinto di se stesso, anche se non ha realizzato ancora nulla. E capisci perché quando torna a Chicago dalla sua famiglia, perché c'è sua madre, che è la sua fan numero uno. E si ricorda le canzoni che scriveva da bambino, parla di cani come se fosse già una star. Allora mi sono chiesto, quando farò l'intervista a Marco, gli chiederò questa cosa: chi è la persona che ha visto il Marco Mengoni che conosciamo oggi, prima ancora che tu diventassi Marco Mengoni? Mia mamma forse è quella che si è accorta per prima. Io non me ne sono ancora accorto, forse. Però sì, credo che ci sia una connessione mamma-figlio che è assurda, cioè quasi, non so, fantascientifica. C'è un qualcosa che lega, sicuramente per quei 9 mesi, o poco meno, o poco più, un bambino a una mamma. E forse le mamme si accorgono prima di un qualcosa che sta succedendo, sono un po' c'è un qualcosa di magico. Direi mia mamma, anch'io. E lei in che cosa ha avuto sempre ragione? Ma lei pensa di avere ragione su tutto. Ha un carattere molto forte, è molto convinta di alcune cose, di tantissime cose, e ti ci fa credere. Lei ti porta nel suo mondo, è una persona molto curiosa in generale di tutto, e quindi quando si affeziona ad un'idea, ad un modo di pensare, eccetera, eccetera, cerca di diventare quel modo di fare e di far diventare gli altri come lei. Io mi sono sempre scontrato ovviamente con questo, perché pur essendo un iper pacifista, quasi, come dicevo prima, meditatore, quindi rifletto e penso, eccetera, con lei ho sempre avuto questi scontri bellissimi, che ci portavano a delle discussioni che poi ovviamente per forza di cose finivano. Sono andato fuori tema? È possibile, eh? Lo diceva la mia insegnante di italiano. Te lo ricordi il giorno che sei tornato a casa e le hai detto: cavolo, mi sa che questa cosa della musica forse ha un senso, forse porterà dei frutti? Ma in verità credo che questa frase me l'abbia detta lei. Oh. Cioè, che mi abbia detto ad un certo punto: forse devi provare a fare questa cosa, perché forse è quello che ti fa essere meno sofferente, che lenisce un po' le tue ferite. È vero, io quasi non guardo alla musica come una... È sicuramente una passione, è una delle arti più meravigliose inventate e create dall'uomo, da chi è sulla terra. Però io la vedo come un mezzo, proprio come questa macchina che ci sta portando alla destinazione. È un mezzo per caricare dei pesi e anche per scaricarli, e quindi per prendere aria e abbassare i finestrini, e quindi prendere aria in faccia, che alcune volte fa anche male, e quindi è un mezzo che ti permette di far scivolare delle cose dalle spalle a terra, di scaricare tutta quella energia che può essere positiva o negativa. È un mezzo. Poi ovviamente è una passione, tutte le cose che diciamo, l'amore della mia vita, eccetera, eccetera. Io la uso come strumento, la musica stessa. Siccome siamo sopra un mezzo, sì, facciamo salire la prima persona, ti va? Prima foto. Addio. Lo facciamo salire? Ma non so se c'entrai con quel faccione, però. Lo facciamo salire. Sì. A quest'età lo facciamo salire. Ah. Se fossi andato un po' più avanti, non avrei accettato l'autostop. Cioè, ma un po' più avanti, che bambino eri? Più avanti? Sì. Allora, non ho molti ricordi della mia infanzia,
perché credo di avere un problema neurologico che poi scoprirò ad un certo punto, perché non ho proprio RAM. Non hai RAM? Mela S, pubblicità, no. Non riesco a salvare tanti ricordi e non riesco a sbloccarli, forse perché poi la nostra mente è un è pazzesca, salva tutto e mette tutto in delle biblioteche, e io non riesco a tirar fuori le immagini dal mio passato e dalla mia infanzia. Riesco solo a ricordare le sensazioni. E la maggior parte delle situazioni, delle sensazioni che riesco a percepire oggi del mio passato sono tutte percezioni un po' strane, cioè discordanti. Stavo bene, però no. Ero felice, però no. È tutto un po', devo mettere forse in equilibrio, lo devo fare ancora, però pian piano ci sto riuscendo. Però è un po' nebuloso. È nebulosa la mia infanzia. Sicuramente un'infanzia giusta, cioè che mi ha portato a quello che sono oggi. E oggi, 2022, già da un po' di mesi, mi ritengo soddisfatto di quello che sono, cioè dell'uomo che sono. Quindi ha fatto bene anche essere in disaccordo con me stesso e con tutte quelle sensazioni che provavo quando ero più piccolo. Poi alcune cose me le ricordo, proprio non mi ricordo niente. Ci sto lavorando però, sì, per tirarle fuori. Ma è questa la vita che sognavi da bambino? Credo di no. No. No, questa è la realtà che si è plasmata pian piano. La vita che sognavo da bambino forse era, non me la ricordo neanche, però non mi immaginavo io potessi fare questo percorso per quanto riguarda ma anche me stesso, la mia persona e una professione, un mestiere come quello del musicista, del cantante, del comunicatore, anche perché ero piuttosto impacciato nel comunicare, cioè e si vede da quanto sto agitando ancora le mani, ci sono ovviamente dei resti. Però non mi sentivo capace di comunicare. Forse, come dicevo prima, il mezzo della musica mi ha aiutato, perché era una cosa istintiva che mi veniva da fare e che mi è venuta da fare proprio per comunicare, perché non ero capace a comunicare persona a persona. Mi vergognavo, ero un ragazzo, un bambino estremamente vergognoso e si faceva tantissime paranoie nel parlare con gli altri, nel chiedere anche semplicemente agli amici di uscire e di giocare. Ma con tutto questo non voglio dire che, perché sennò sembra l'infanzia chiuso dentro una scatola. Però era un po' così, lo sono ancora. Quando parte un pianoforte non lo sono più, cioè non so, riesco a creare una connessione diversa con il mondo e con la società. Evidentemente ha funzionato, cioè se sono qui oggi. Parlo troppo? No. Anzi, no, benissimo. Dipende dai giorni. Marco, io proprio. Tu che risposta ti sei? Cioè, ti chiedo questa cosa, perché io ancora non mi sono data una risposta. Ma con il successo si diventa più sicuri o più insicuri? Con il successo si rimane uguali. Vero. Perché, cioè, o almeno l'insicurezza rimane la stessa, perché io dovrei essere la persona più sicura del pianeta, semplicemente scrollando il mio Instagram o vedendo quanti like ho
e quanti commenti hai, quante persone vengono ai tuoi concerti. E non funziona proprio così. Ovviamente la sicurezza, come tanti percorsi personali che una persona fa con se stessa, devono essere personali, cioè, e quindi l'insicurezza va abbattuta da altre cose, dal vivere altre cose e sicuramente dal vivere delle esperienze nella vita di tutti i giorni. Se no, ripeto, sarei veramente la persona, mi dovrei ritenere la persona più sicura del mondo. E invece combatti sempre con te stesso, perché poi la sicurezza fa parte del personale, fa parte di quella, di quel cassettino nascosto all'interno della nostra anima, della nostra personalità, del nostro carattere. Il successo ti dà gioia. Ti dà gioia in alcuni momenti, perché comunque riesci a comunicare. Se eri una persona che comunque non era molto capace a comunicare, riuscire a comunicare con 10.000 persone, 2.000 o 50.000, in quel momento lì, in quelle due ore lì, è fantastico. Cioè, si attivano dei meccanismi di connessione pazzeschi. Invece l'insicurezza, cioè, te la porti pure lì, e forse è un po' la chiave anche di alcune cose, cioè di alcune lotte interne che fai con quello che pensi, con quello che vorresti, con quello che vorresti essere, con quello che non vorresti essere. Lo so, credo che non cambi niente all'insicurezza, al successo. Sì. Io a teatro mi sento sempre che devo tipo recitare. Ah, buonasera! Mi piacerebbe un sacco. Recitare? Mi piacerebbe far di tutto. Cioè, vorrei fare una cosa di tutto. Ah, sai cucinare? Allora, mi piace molto cucinare. Ok. Lo uso come mezzo di rilassamento. Non so se, cioè, se credo che poi i giudici debbano essere altri. Ti invito a cena. Poi me lo dici. Ho avuto dei buoni insegnanti, però, ecco, quello è sicuro. Fare una cosa di tutto? E cos'è una cosa che vorresti tantissimo fare, oltre alla musica? Oltre alla musica ci sono un sacco di cose. Vorrei vincere Wimbledon. O comunque partecipare, che già mi sembra un buon traguardo. Ma vorrei fare un sacco di cose. La prima cosa che vorrei fare è migliorare me stesso. Ma proprio tantissimo. E poi ci aggiungerei delle cose ovviamente anche pragmatiche da fare, tipo fare un sacco di quadri, farmi venire un sacco di idee per dipingere delle cose, fare una mostra, fare un film, assistere un regista nel girare un film. Vorrei inventare la macchina del tempo, vorrei volare. Beh, si può. Sì, cioè, si può. Si può, no? No, 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 che dici, volare o la macchina del tempo? No, dico, si può andare di fantasia. Sì. In quali aspetti vorresti migliorare? Sugli aspetti che riguardano tanto e molto spesso noi esseri umani. Vorrei... Sto facendo un percorso, non ci sto riuscendo, ma pian piano l'acchiappo e ci arriverò. Vorrei non giudicare, vorrei non essere giudicante. Cioè, vorrei che... Vorrei che gli assolutismi diminuissero in una percentuale bassissima, cioè proprio 0,2% di assoluto in questo mondo, e che tutto sia relativo, perché il mondo è fatto così, cioè non c'è una pianta, una foglia uguale all'altra, non c'è, non so, e non voglio parlare neanche di diversità, anche perché noi tendiamo sempre a giudicare comunque il diverso, no? O quello che non conosciamo, invece di
guardarlo, osservarlo, capire perché, capire cosa prendere anche, no? E cosa migliorare di noi stessi vedendo l'altro. Invece si fa prima a puntare il dito. Io lo faccio come tutti noi, esseri umani, e non vorrei farlo. Cioè vorrei veramente migliorare, vorrei sempre avere questo filtro di relatività davanti, cioè veramente tutto dipende da un qualsiasi cosa, ogni minimo capello o sassolino può cambiare la vita di ognuno di noi e può renderci diversi uno dall'altro, quindi cioè, come faccio a giudicare un qualcosa che è semplicemente unico. Questo vorrei migliorare, insieme a tante altre cose che dovrei migliorare di me stesso, però molte sono tipo stupide, un po' superficiali, anche un po' fisiche, sai, quelle cose per le quali ti svegli la mattina e dici mamma mia, non ne posso più di vedere questa cosa allo specchio, perché succede e capita, e come capita poi delle volte di vederti fighissimo, però dentro mai. Però dentro la prima cosa che cambierei, grazie, l'ho pagata. La prima cosa che cambierei è questa. Quanto altera il tuo umore quello che pensano di te gli altri? Allora, dipende da chi lo pensa e da chi lo dice. Ok. Ovviamente. Uno sconosciuto riesce a ferirti? No, assolutamente no. Ok. No. No, dagli sconosciuti no. Poi, ovviamente dipende poi da quello che ti dicono e da dove si colpisce. Se giudichi senza conoscere, come dicevo prima, non dovresti giudicare a prescindere, dovresti avere una tua opinione. Però se giudichi senza conoscere è ancora peggio. Mi entra da una parte e esce dall'altra. Se sono persone vicine a me, ecco, qui dipende da chi me lo dice, da qual è il contesto, e quindi bisogna relativizzare anche lì. Bisogna vedere perché te lo dicono, e quindi lì ragioni. E dici, ok, potrei cambiare questa cosa, potrei farla in modo diverso e potrei vederla in modo diverso. Mi piacciono molto i punti di vista degli altri. Quindi, non so, se parliamo di giudizio, cioè il giudizio in generale è un po' come... Ci sono delle parole che non mi piace proprio, che escano neanche dalla mia bocca, proprio perché sto facendo questo... percorso per togliere delle cose, no? Già togli il verbo è già un qualcosa. Mi piace discutere un sacco, mi piace capire dell'altro e se l'altro la pensa diversamente da me, mi piace accogliere quel pensiero e perché no, delle volte anche rubarlo, cioè farlo mio, cioè bello, se no non si chiamerebbero relazioni, cioè comunque tu ti stai relazionando con un qualcosa, c'è cioè un'entità che si relaziona con l'altra e quindi c'è uno scambio. Se non c'è quello scambio non mi interessa, non c'ho tempo. Tu pensi di essere in grado di capirle le persone? Io penso di no. Allora, di capire le persone non lo so, ma di provare a farlo sì. Ma tantissimo, è un lavoro. Proprio perché quello che dicevo prima è tutti siamo unici e quindi qualsiasi cosa e qualsiasi virgola della nostra esistenza ci ha portati ad essere un qualcosa di unico, appunto. Quindi capire 10-20 anni di esperienze nell'ambito emotivo, di magari esperienze forti, chi più e chi meno, è un po' difficile. Forse basta ascoltare un po' già per cominciare a fare un passo verso il comprendersi. È molto difficile. Sì, guarda, in relazione alla cosa che hai detto tu, se oggi potessi scegliere, più che essere capito, mi basterebbe davvero essere ascoltato, più che essere compreso. E non è da poco, eh? Non è da poco, sì.
ascoltare, anche perché comunque la società ti porta sempre di più verso una fruizione molto veloce di tutto. Sì. E quindi per ascoltare ci servono tutti i sensi, cioè non solo queste cose qui che ci hanno attaccato da una parte all'altra della testa. Ci serve un collegamento un po' di tutto. Bisognerebbe tornare ad essere un po' più animali. Andiamo avanti con il nostro fantastico viaggio? Procediamo. Prossima foto. Lo facciamo salire? Assolutamente sì, ma proprio guida lui. Sali Sam e guida tu. Vieni con noi. Perché Sam Cook? Perché sì. Perché sì, è vero. Anche perché avrei potuto rispondere perché no. No, invece perché sì. È proprio l'esclamativo. Allora, il vero perché non lo so. Alcune volte mi capita di ritornare ad essere un animale e quindi a far sì che l'istinto faccia da padrone. E quando ti arriva un qualcosa di così forte, non so come spiegarlo, anche perché è un po' difficile spiegarlo, però io la prima volta che ho sentito quella voce e alcuni pezzi, cioè mi sono messo in ginocchio e ho detto, quindi esiste Dio, cioè esiste un qualcosa di spiritualmente altissimo. E Sam Cooke è stato così, Samuel Cooke, è stato così, ha avuto una vita pazzesca, ha scritto dei pezzi meravigliosi che invidio, nota dopo nota, cioè accordo dopo accordo. È stata una figura fondamentale per l'umanità, è stata una figura fondamentale per un certo tipo di musica che io ho sempre amato, che è il soul. Qualcuno dice il re del soul perché veramente con lui poi è iniziata una nuova era. Sì. E quindi rendo grazie a Sam Cooke ogni giorno che... Siccome è con noi in questo momento... Sì. E non mi puoi rispondere nessuno. Io ho portato con me in viaggio tutti i tuoi dischi. Ulisse posso rispondere? No, nessuno, no. Tutti i tuoi dischi. No, non puoi. Li tiro fuori e c'è Sam alla guida. Gli dico, Sam, sai che Marco canta? I miei dischi? Sì, i tuoi dischi. Gli dico, Sam, ma sai che Marco canta? E lui si volta verso di te e dice, ma e come? E dice, sì, cazzi. Sicuro. E io gli stringerei la mano, cioè proprio, c'hai ragione Sam, questo è un attimo un attacchione. Quale canzone gli farei ascoltare, quale disco? E Sam dice, Marco, quale CD sceglieresti da farmi sentire? Marco, che cosa dice? La risposta che avrei dato è il disco che ancora devo scrivere, sì, però fa troppo un po' no. One of Gats. Allora, sicuramente gli farei ascoltare Materia Terra perché poi mi deve distruggere. Ok. Perché io ovviamente mi sono liberamente ispirato a un certo tipo di musica, sì, che lui ha creato. Quindi mi sentirei un po' a disagio a farglielo sentire. Però credo che sarebbe comunque contento, cioè che arrivando fino ad oggi, al 2021, un ragazzo di Ronciglione in provincia di Viterbo, un paesino che manco piccolo, bellissimo, si sia ispirato a quel tipo di sound lì, boh, secondo me sarebbe contento. Poi mi direbbe, comunque potevi farlo meglio, un attimo, un po' più di impegno. Anche se sono molto soddisfatto, è strano per me essere soddisfatto. Prima di sopra ti... Ah, volevo dirti questa cosa, quando vuoi puoi mangiarli, sono dei biscotti della fortuna. Che? Ah. Sì, se vuoi. Ah.
quelli che apri e poi esce e poi c'è la frase, io non la voglio vedere quella frase. Proprio non è il mio periodo per le frasi. Lo aprirò io per te. Vai, lo apro io per te, vai. Porta. Ah, ma proprio devo proprio vai, scarrellare questo. Sì. Vai. Oh. Oh, madonna, non so leggere. Ma questo si mangia? Sì, è un biscotto. Per carità. Oh mio Dio, cosa dice? Dottor Michele, com'è buono questi biscotti che ha preparato oggi per me. Allora, ritroverete amicizie perse da tempo. Anca no. Ma anche perché se le ho perse un motivo ci sarà. Domanda seria. Marco, ma le volte... Perché quelle di prima... Erano un po'... Ma le volte che hai perdonato, hai avuto torto o hai avuto ragione? Allora... La risposta la vuoi vera o me la invento al momento, che comunque inventata bene? Come la volete la risposta. Vera è che c'ho sempre ragione, io non inizio mai. Io non inizio mai una discussione se già non ho studiato tutto e ho studiato già la meta e la fine. Raramente mi immolo in cose così. Poi, questo è la superficie di Marco, che comunque è spessa. Dentro ci sono ovviamente, per forza di cose, dei momenti dove hai torto e dove sbagli. Se ci rifletti, sono molti di più di quanto uno pensi. Io perdono. Il problema è che non dimentico. Sì. Io uguale. È proprio un problema. Lavorerò anche su quello, quindi ritornando flashback a una delle prime domande che mi hai fatto, devo lavorare assolutamente anche con questo. Siccome abbiamo detto che siamo in viaggio, no? All'inizio ti ho chiesto dove siamo diretti, ora ti chiedo invece da che cosa ci stiamo allontanando. Beh, ci stiamo allontanando sicuramente da tutte le persone che non riescono a comprenderci, da tutte quelle che mettono un muro. Mi vorrei allontanare dalla violenza, cioè mi vorrei allontanare da... Fa male, cioè fa proprio male la violenza. E tutti i tipi di violenza. Ci sono frasi nella mia vita che mi hanno veramente ferito. Perché in quel verbo lì c'era sicuramente una rabbia che non era neanche poi rivolta del tutto a me. Io di solito sfuggo. Adesso mi rimango un po' immobile. Io vorrei che tutti sfuggissero ovviamente da questo, cioè da questa violenza. Ci sono tanti che non possono. Ok, ti faccio vedere la prossima foto? Ti va? Sì. Ma... Lo facciamo salire? Madame et Monsieur. Sto con me. Sì, lo facciamo salire, è un po' alto. Sì, è un po' alto, sì. Beh, sarà un po' così, però. Io rimango sempre sorpreso da queste persone che hanno. Poi non so se è voluto. Che hanno la capacità di sparire. Che decidono di prendersi una pausa. Che decidono di allontanarsi da quelle zone di comfort, no? E poi lui. Lo ha dovuto fare anche per cause maggiori. Tu hai mai pensato di un giorno di spegnere e dire, sapete che c'è?
ciao a tutti e torno tra un po' di tempo. Sono stato un po' in silenzio, sono stato un po' lontano per 2 anni prima che uscisse Materia Terra. Io di solito mi prendo un bel po' di tempo, anche perché ho bisogno di vivere per comunicare un qualcosa. Ho bisogno di crescere, ho bisogno di mettermi a confronto con la vita, con delle esperienze. E in questo disco invece ci sono cose che sei riuscito a dire, che prima non riuscivi a dire? Ma ci sono cose che sono riuscito a dire, sicuramente ci sono cose che ho condiviso e spero che portino un po' a riflettere tutti. È arrivato il momento di fare una sosta all'autogrill. Siamo in viaggio, sosta all'autogrill. Sì, giustamente. Ti do 10 euro e devi comprare del cibo per entrambi. Non siamo a dieta? Cosa compro con 10 euro? Oggi con 10 euro non compri più niente. Facciamo una cosa semplice. Secondo me comunque siamo partiti verso le 8 di mattina. Ci fermeremo più o meno a metà strada alle 11. Una colazione tarda. Caffè, spremuta, briochine. E ormai è proprio... Un cornetto, si chiama cornetto, si chiama. Forever. Cornetto. Mi mettete la foto del libro preferito di Marco? E qual è? Ah, vabbè. Che baona. Volevo chiederti questa cosa. Quanto è difficile riconoscere i propri errori? Tu sei in grado di riconoscerli? Io ci metto sempre un anno. Io sono, come dicevo prima, uno che si analizza molto. Sì, sì. Ovviamente per forza di cose stride questa cosa, cioè riconoscere un errore vuol dire aver fallito, per me, perché io non sono per le tutte le sfumature, io non le vedo, però sì, cioè li riconosco, il fatto è che li riconosco, però lo dico così perché poi così magari non mi sentono. Io ti ho preso un regalo, non so dov'è? Perché te lo sei scordato? Ah, è qua, ok. Mi ha regalato il libro. Ah. Non sei. Allora, ti ho preso un regalo. Dei DVD. Questo è un anime che si chiama Back Mongolian Chop Squad. Tu ce l'hai il DVD a casa? No, questo... No, sono dei manga, perfetto, quindi non hai neanche bisogno di DVD. Cioè? Sono dei manga. Lì. I manga sono dei fumetti? Libri. Sì, sì, sì. Librici. Questo è un manga che io guardavo quando ero un ragazzino, un po' di anni fa. Poi me lo sono ripreso ultimamente. Ed è uno dei miei manga preferiti. Racconta la storia di una band che vuole andare a suonare negli Stati Uniti. È una storia molto semplice. Non so, per me ti piacerà. Ti ho portato questo regalo e così. Ho detto, che cosa posso portare a Marco? E mi è venuto in mente questo. Io l'ho amato davvero tanto. Allora, non so se il regalo è sinonimo di un qualcosa che io non voglio. Quindi tu adesso ti inventi altre 200 domande. No, guarda, mancano ancora. Finché tutti non si saranno addormentati, io potrò tre cantare foto da solo. Allora. Senza che nessuno mi ascolti e possa sbagliare. Ti faccio vedere una foto di un po' di tempo fa. Ancora. Guarda, dipende da quanto tempo fa, perché te l'ho già promesse. Allora, foto di un po' di tempo fa. Ah! Ok, abbiamo messo l'Ariston, perfetto. Un po' di tempo fa, sì. Sto per fare un'inversione a U, quindi si torna indietro. No. Sì. Lo sai che è illegale fare inversione a U perché c'è la striscia continua. Sto per fare inversione a U e si torna a quel magico Sanremo. Che cosa ti ricordi di quel periodo? Allora, mi sono ricordato tutto. Ah. Adesso, quando sono andato ospite a Sanremo, per le prove. Lì mi sono goduto il Sanremo del 2013. Ok. Finalmente, dopo un po' di anni. Perché secondo me c'è un qualcosa che è legato a Sanremo, che è la pressione che si mette... a un musicista o a un cantante nel arrivare sul palco.
Boh, è come se tutto fosse amplificato e quindi ti viene questa iper ansia che dovrebbe in verità poi essere un palco bellissimo, è stato calcato da, da miti, da cantautori, da musicisti, da cantanti pazzeschi, e quindi dovresti essere solo felice di essere lì. Sì. Invece ti caricano di quest'ansia proprio, no l'Ariston, no al palco, no però attenti al palco, no però attenti al palco, che tu entri in panico comunque a prescindere prima di proferire parola. Tu già sei morto dentro, cioè proprio arrivi con questa agitazione e non ti godi niente. Perché pensi a... non devo sbagliare. Perché pensi che... oddio. Oddio. E poi ti succede di vivere questi 5 giorni, di vincerlo, e lì salvati cielo, perché cioè, tu vinci Sanremo e poi ti dimentichi il tuo nome e cognome. Cioè non ti mandano a dormire, ti fanno fare 200.000 interviste, ti fanno fare... una mattina il coso, questo, quest'altro, la colazione, buongiorno, buonasera, me, e qualsiasi cosa. E poi dopo un po', giustamente, la tua mente si mette su altro e ti dimentichi. Cioè, non te lo godi. Io quest'anno mi sono goduto il Sanremo del 2013. Cioè, a distanza di 9 anni. Cioè, sono salito sul palco a fare le prove, l'orchestra dovevano studiare, beh, diciamo... stavano leggendo le partiture dell'essenziale, io ho sentito l'essenziale forse per la prima volta con l'orchestra lì, tranquillo, sicuro. È bello fare Sanremo così, cioè nel senso, lì mi sono reso conto di quanto era bello, di quanto era, fosse stata bella quell'emozione lì, cioè mi è tornata a galla rivivendola in modo diverso e con una maturità ovviamente diversa, con una sicurezza diversa quando canto. Ed è un'esperienza che oggi sentendoti parlare è una cosa che rifaresti oppure? Ma è vero che delle esperienze si dovrebbero fare una volta nella vita, io però già l'ho fatto 2 volte, quindi c'è 2 senza 3. Sì, lo rifarei. Lo rifarei perché è comunque un po' come, cioè, mettersi alla prova, vedere cosa è cambiato, vedere quanta di quell'ansia lì puoi togliere, quanta sicurezza hai acquisito. Lo rifarei perché è bello vedere che un'istituzione musicale come Sanremo è cresciuta in questi ultimi anni. Cioè, è bello che comunque... la musica abbia il valore che deve avere nel mondo, perché va bene che stiamo sempre a pensare calcio, però sì. No, tutti pensano ultimamente, diciamo, quando ci sono state da prendere delle decisioni da parte di altri, del governo, si è sempre pensato subito al calcio, che va benissimo, cioè. Però noi dello spettacolo e dell'intrattenimento non esistevamo, cioè eravamo gli ultimi. E non è giusto, quindi quando comunque vedi Sanremo che riprende il suo potere, che diventa un programma seguito da tantissimi italiani, bomba, direbbe mia cugina. È giusto, perché è così, cioè l'arte è, cioè, è troppo bella per arrivare seconda. Quanto ti spaventa il palco di San Siro? Il palco di San Siro mi spaventa? No. No. Ma non che non mi spaventa, perché sono talmente tanto sicuro di me che non ho paura. Ovviamente non ho paura, non sto andando a fare un qualcosa di pauroso, sto andando a fare un qualcosa di altamente
emotivo, quindi c'ho paura di svenire, ecco, questa può essere la mia paura, per quanta energia ti arriva, per quanto sia forte la connessione con tantissime persone, cioè è un'altra esperienza diversa, un'altra cosa che aggiungi al tuo al portabagagli che ci abbiamo dietro alla macchina. Comunque è elettrica la nostra macchina, non te lo devo dire. Assolutamente elettrica. Ti faccio vedere la prossima foto? Cosa rappresenta per te questo disco? Ma questo disco è il sigillo di anni bellissimi, anni bruttissimi. È un po' la chiave di questi anni, cioè è quella chiave che ha permesso aprire delle porte e superare quel muro e quell'ostacolo, cioè è come se ogni canzone fosse una porta che mi ha portato a superare quel muro lì e un momento, quindi è molto importante, come tutti i dischi ovviamente. Sì. Adesso ho una consapevolezza di me e di quello che mi succede. Fra 5 anni, quando magari ci sarà un disco completamente nuovo, eccetera, quel disco farà parte di quel momento, quindi raccoglierà le sensazioni, le emozioni, i tormenti, le gioie della crescita e delle esperienze. Quindi questo disco rappresenta questo. Questo disco è una chiave, è il mezzo. È il mezzo anche per mettermi alla prova, per smascherare ancora di più, per sentirmi libero, per sentirmi a mio agio. Ho usato tutte le cose che mi facevano star bene. Ho preso delle influenze che comunque di una musica che mi fa star bene, che mi fa sentire in equilibrio, che mi fa sentire parte di un universo, che mi fa sentire in connessione con la mia parte più spirituale, quindi ho giocato con massimo rispetto, però ho giocato con il gospel, ho giocato con il soul, ho giocato con rhythm and blues. È pure parte del divertimento questo disco, cioè è parte del mio divertimento, mi sono divertito. E non hai mai avuto paura che, neanche per un istante, che il gospel e il blues per l'Italia fossero cose molto distanti, no? Ah sì, non funzionavano assolutamente. Cioè, è la cosa che mi hanno detto tutti. Alcune volte nella vita bisogna dire chi se ne frega. Sì. Giusto. Io quando sono venuto al forum a vederti, sono tornato a casa e ho detto a mia sorella: dovresti andare a vederti un concerto di Vangoni perché potrebbe piacerti tanto. E quando ho sentito questo disco, non dico che me l'aspettavo, perché, però non sono rimasto sorpreso, nel senso che sorpreso dal fatto che c'era il gospel, eccetera, eccetera, perché è una cosa che in quel concerto ho visto che era già nelle tue corde, che è un mondo che comunque io non lo sapevo prima. Sono andato al concerto e sono rimasto super contento, ho scritto a Marta dicendo: cavolo, super black questa roba. E quando ho sentito il disco ricordo di averlo anche dato a mia sorella, e lei ascolta solo cose black, eccetera eccetera, ed è rimasta anche lei contenta, e verremo insieme a San Siro a vederti. Ta-da! Ti voglio chiedere una cosa, rispondimi da poeta, quale non sono, quindi fingerò di essere il poeta Marco Vangoni. Mm-mm. Che cosa stai guardando in quella copertina? Cos'è quella luce? È una luce. È un neon. Il poeta risponderebbe questo. È semplicemente una luce. È semplicemente energia. Qualcosa che ti toglie dal buio. È un qualcosa che ti fa uscire da... che ti fa vedere, ti fa crescere, fa vedere te stesso, sentirti protetto. Poi è strapotato dal video dove c'è questa scatola di vetro. Ma Marco, la musica per te
È più uno specchio o più una finestra? La musica è un palazzo con tantissime finestre, cioè puoi giocarci, puoi usarla per sfogarti. Ti fa fare qualcosa di materico e quindi ti fa splittare l'emotività in una cosa vera, che si ascolta, che crei. Quindi è più una finestra aperta, senza confine. Ci permette tutto dentro. Sì. In questo viaggio che materia terra hai deciso di portare con te solo due persone, che sono Gazelle e Madame. Come mai? Ho deciso di portare con me due persone relativamente famose. Ok. Poi dentro c'è la qualunque, c'è chiunque dentro a questo disco. Per questo ti dicevo, una finestra dove puoi, infinita, cioè dove puoi mettere qualsiasi cosa. Ho chiesto a loro un aiuto e di aggiungersi, perché Flavio Gazelle è proprio bello, cioè è proprio una bella persona, o almeno con me lo è, poi i suoi nemici diranno altro. Io mi sento amico a lui e lo stimo ovviamente come artista, però qui sto parlando proprio di persona. Ho avuto modo di conoscerlo, di parlarci, e boh, evidentemente è come quell'amore che dicevamo all'inizio con Sam. Senti un qualcosa di strano al quale non puoi dare una giustificazione o un perché. Mi piace, mi porta a terra, mi fa sentire famiglia. Cioè, in un disco come questo non potevo che chiedere a lui. Madame, cioè la vedo come quel fiore robusto che dicevo prima in quel campo. Però è un fiore più robusto. La sento vicina. Sento che parliamo la stessa lingua. Cioè sento tormento, sento domande, sento analisi, nonostante la giovane età. Siamo... No! Sì. Mi stanno chiamando al cellulare e mi dicono: Anto, devi rientrare a casa assolutamente. Io ti guardo, guardo te, guardo Stromae, guardo Sam Cooke e dico: ragazzi, vi devo lasciare. Stromae lo lascio in un posto, Sam Cooke lo lascio in un altro e Marco lo lascio in un altro posto. Allora, ti chiedo tre cose. Dove vuoi che ti lasci? Che cosa ti auguri che accada in questo 2022? E quale sarà la prima persona che chiamerai per farti venire a prendere? Allora, dato che il viaggio l'ho iniziato con te, la prima persona che chiamo per farmi venire a prendere sei tu, dopo che avrai preso la patente, perché ovviamente non vengo con te in macchina senza patente. E le altre non me le ricordo, quindi non ti rispondo. No, allora, dove mi lasci? Vai. Mi lasci... Ma che difficili queste domande che sono. Mi lasci a casa. Ok, ti lascio a casa. Ma lasciami, cioè, una settimana di seguito. Cioè, proprio, non vedo, non sento nessuno, non vedo niente. Mi godo il mio divano. Cosa ti auguri che accada invece nel 2022? Oddio. Non vivo in questo mondo, quindi vorrei che accadessero tante cose diverse da quelle che stanno accadendo, quindi non potrei dire diversamente. Mi sembra tutto così assurdo, ragazzi, mi sembra proprio una follia. È
Ecco, insieme alla parola giudizio, la parola guerra mi sta proprio sul cazzo, ma proprio non la sopporto. Ma proprio non... Però vabbè, è così, assurdo. Poi, le altre cose superficiali, perché poi dopo questa tutte le altre cose vengono veramente all'ultimo, sono le ultime della lista. Che accadano, che io trovi una formula giusta per il secondo disco. Perché poi in verità il terzo disco, io in testa, è già fatto. Ah, è il secondo il problema. È il secondo il problema. Ma non puoi invertirli? No. Ok. Non posso invertirli. Sono... Cavola. Non ci avevi pensato a sta cosa di invertirli, eh? Guarda. No, mi devi dire l'ultima cosa che ti auguri. Mi auguro che la Terra non abbia più un cazzo di confine. Cioè, proprio dove c'è scritto qui è roba tua, qui è roba mia. Mi auguro questo, di non avere limiti, di non avere confini, di non giudicare, di non farmi problemi, di non, che gli altri non se li facciano con me. Siamo di, veramente c'è, cioè, un passaggio, bisogna goderselo, e secondo me per goderselo bisogna fare questo. Non c'hai altre domande? Cioè tu non hai delle domande? No, adesso tocca a te di cantare adesso. No! Marco, allora devo dirti che sono super contento, mi ha fatto una chiacchierata incredibile, sono veramente contento. Mi porterò a casa tantissime cose. Ti ringrazio. Grazie ragazzi. Grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti. Aspetta fuori dalle mie incertezze, dai miei stessi errori che puntualmente rifarò. Difendimi dai miei pensieri che tornano ogni volta qui, da quell'idea superficiale che da un lato è il bene e l'altro lato è il male, ma in fondo non è mai così. Insegnami a fluire come le onde che si infrangono continuamente in fondo al dolce niente. Ed anche quando sembro in grado di scalare il mondo, almeno tu difendi le mie insicurezze. Tu sei la mia luce e splendi sempre dentro l'anima, anche in questa notte, questa lunga notte senza fine. Tutto cambia invece, tu illumini sopra ogni nuvola, che il sole esiste anche in fondo una lacrima, e non può far male, male, mai, non mi fa male, mai. Difendimi da spettri ed ombre, le solite malinconie, da
solito cinismo stanco che di punto in bianco rende anche i miei sogni soltanto comode bugie. E quando mi rassegnerò e ritornerà una notte madre di incertezze ed orfana di stelle, tu insegnami a brillare come sa brillare il sole che ogni sera scende ma risorge sempre. Splendi sempre dentro l'anima, anche in questa notte, questa lunga notte senza fine. Tutto cambia invece, tu illumini sopra ogni nuvola, che il sole esiste anche in fondo una lacrima e non può far male, male, mai, non mi fa male, mai. Tu per me sei luce, proteggi questo cuore fragile anche in questa notte, questa lunga notte senza fine. Rendimi felice, illumina di sole l'anima quando nel buio scivola una lacrima e non farmi male, no! Grazie. Ancora Peter Cornacchia. Suona, suona, suona quello che ti pare, suona, suona, suona. Si arriva con la musica e si va via sempre con la musica. Grazie, io mi avvicino perché voglio veramente dire grazie a tutti voi, grazie. Grazie a Esse, grazie alla Feltrinelli, grazie a tutti per avermi permesso di ascoltare di nuovo questo suono meraviglioso che è lo schiocco, ascoltare il silenzio nell'ascoltare l'altro. Grazie, grazie. Grazie. Ooh, I bet you wonder how I knew, but your plans to make me blue with some other guy you knew before. Between the two of us guys, you know I love you more. It took me by surprise myself that I found out yesterday. Don't you know that I heard it? No, much longer would you be mine. Yeah, I heard it to the grapevine, and I am just about to lose my mind. Honey, honey, good night. Grazie. Buonanotte a tutti. Grazie. Grazie.